Buongiorno a tutti, sono Marta Termolada, sono una ricercatrice tra il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo della Socializzazione e il Dipartimento di Salute Donna e Bambino dell'Università di Padova. E oggi, come videopillola di oggi, vi presenterò appunto una piccola, diciamo, revisione della letteratura su quali possono essere i fattori predittivi associati a un maggior impatto psicologico durante la quarantena e che cosa ci aspetta nella suddetta fase 2 che ormai è iniziata. Ecco, questa presentazione ha avuto anche il contributo delle dottoresse Gatto e Savioli, che sono tirocinanti post laurea. Nella mia quotidianità di lavoro, io opero anche presso la clinica di oncologia pediatrica di Padova. Per cui appunto queste due dottoresse sono attualmente appunto con il loro tirocinio sospeso o comunque in modalità diversa e quindi hanno contribuito un pochino a mettere appunto questo piccolo assaggio, questa videopillola su questo argomento così vasto e oggi vedremo solo qualche piccolo aspetto. Ecco, innanzitutto la pandemia appunto di coronavirus è un'emergenza di sanità pubblica che ha un interesse, abbiamo visto, internazionale e rappresenta proprio una sfida alla nostra resilienza psicologica, cioè alla nostra capacità di adattarci anche a questi urti così violenti come è stato quello di questa pandemia che ha così modificato le nostre vite, la nostra quotidianità. Ed è per questo che è importante capire l'impatto psicologico che questa epidemia ha, sia rispettivamente alla quarantena, ma in generale anche sulla fase 2, su quello che è il momento che ci sta attendendo, che è quello di diciamo, una ripopolazione, una riassaporare la nostra, iniziare a riassaporare la nostra quotidianità. Ecco, ci sono ovviamente degli effetti già a livello individuale, degli effetti psicosociali della quarantena, e quello proprio della paura di ammalarsi e di morire, e anche sentimenti di impotenza, di non poter avere più un controllo della propria vita, di non sapere come modificare quello per cui stiamo appunto lottando. E anche gli aspetti di stigma, che valuteremo successivamente quando vi parlerò di stigma sociale. Diciamo che gli studi precedenti riguardano soprattutto l'epidemia di SARS, che infatti gli studi sono del 2005, dove si parla dei sopravvissuti all'epidemia della SARS e quali tipi di diciamo, manifestazioni psicologiche, di effetto psicologico potevano avere, soprattutto ansia, depressione, stress e sintomi del disturbo post-traumatico da stress. Ecco, il coronavirus crea comunque panico. Perché? Perché questo tipo di virus non è ancora molto ben studiato, ci si hanno poche conoscenze al riguardo e quindi il non sapere altera il nostro senso di controllo e l'individuo lo sente veramente come molto minaccioso. È un evento quindi stressante per tutte le persone e perché tutti noi dobbiamo mettere in atto delle risposte adattive e comunque nel metterle in atto possiamo sperimentare, ed è normale sperimentarle, irritabilità, iperattività, aggressività verbale, disturbi del sonno e anche disturbi della concentrazione. E queste risposte, diciamo che l'individuo deve avere a questa pandemia, a questa anche quarantena, a tutte queste limitazioni, possono nel tempo limitare le capacità e interferire anche con la vita quotidiana. Perché di fronte al pericolo di essere contagiati, che cosa succede? A livello del sistema nervoso, si mette in atto una reazione, una risposta cosiddetta di sopravvivenza, di attacco o fuga. Questo è un comportamento genetico che è innato e viene attivato automaticamente quando ci si trova di fronte ad un pericolo. Siamo pronti o a combattere o a fuggire. Ecco, per quello ci spiegano magari quegli eventi che sono capitati di svuotare i supermercati, prendere solo dei determinati prodotti. Diciamo che c'è questo atteggiamento per cui non c'è una riflessione vera e propria, ma c'è come proprio una minaccia incombente e per sopravvivere
prendiamo e arraffiamo, diciamo, tutto quello che si può. Poi blocca l'ingaggio sociale, l'aspetto delle relazioni con gli altri e l'ambiente non è più percepito come un posto sicuro e prevalgono quindi sentimenti di diffidenza, paura e angoscia, ma anche di rabbia. Ecco, dalla figura si può vedere come, appunto, dal punto di vista del cervello, l'amigdala che si trova nel lobo temporale del cervello davanti all'ippocampo ha la funzione di archiviare tutte le emozioni ed è quella che comanda di reagire a una situazione emotigena con pensieri, emozioni, reazioni predefinite, quando, ad esempio, si sono verificati in precedenza degli eventi simili. Quindi, in realtà, noi ci comportiamo, abbiamo una memoria anche delle emozioni, ci comportiamo di conseguenza se un certo evento, diciamo, ci ricorda quell'altro determinato evento e scateniamo gli stessi tipi di emozioni. E sono quindi le emozioni indipendenti molto spesso dal pensiero razionale, ed è per quello che, ad esempio, i sintomi del trauma post-traumatico è proprio quando, diciamo, i pensieri vanno in una direzione e le emozioni da tutt'altra parte, non riusciamo a mettere insieme emozioni e pensieri. Ecco, il primo studio specifico proprio su questa pandemia di coronavirus è stato fatto ovviamente in Cina, che è stata la prima area appunto di insorgenza del virus durante la fase iniziale della malattia ed è stato visto che a solo 2 settimane dalle scoppio dell'epidemia, gran parte di questi intervistati, quindi quasi la maggior parte, il 53,8%, ha valutato come moderato o grave l'impatto comunque psicologico avuto. Il 28,8% ha riferito sintomi di ansia da moderati a gravi. Il 16,5% ha riferito sintomi depressivi da moderati a gravi e l'8,1% ha riportato livelli di stress da moderati a gravi. E nei bambini, perché in qualche modo il nostro settore di psicologia dello sviluppo l'interesse è sia per gli adulti, ma anche e soprattutto di cosa sta capitando nei bambini. Per questo queste vignettine ci dicono un pochino che cosa sta succedendo, che qualche volta si è un po' annoiati, che ci mancano comunque gli amici, che ci sentiamo qualche volta tristi e qualche volta siamo anche molto arrabbiati. Queste sono tutte emozioni normalissimi in un evento come questo, dove i bambini sono limitati. Infatti, quello che risulta è che le maggiori preoccupazioni e ansie, dei genitori sono quelle che influenzano anche i bambini. E quindi cosa succede? Sentendo un pochino l'ambiente differente, sentendo pezzi di telegiornale, sentendo l'ansia dei genitori, le loro preoccupazioni legittime, aumentano anche i capricci, soprattutto prima di addormentarsi. Possono aumentare degli atteggiamenti rumorosi che segnalano il bisogno del bambino di essere rassicurato. E qualche volta possono capitare anche dei comportamenti regressivi, quindi enuresi, encopresi, oppure richieste di aiuto per fare qualcosa che in realtà hanno già imparato a fare da soli, ma vogliono comunque adesso un aiuto maggiore. Ci sono bambini che dormivano da soli e adesso improvvisamente vogliono dormire con i genitori. Abbiamo sbalzi del tono dell'umore, irritabilità e iperattività dovuta alla chiusura delle attività sportive, ricreative, della scuola, della possibilità appunto di stare con i coetanei. Possono esserci disturbi del sonno, quindi difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni o precoci, e anche difficoltà di concentrazione, cioè magari iniziare un'attività, non terminarla, lasciarla incompleta e continuare con un altro tipo di attività. Ecco, la quarantena in particolare comporta un isolamento dalle persone care, una limitazione della libertà personale e l'incertezza sul proprio stato di salute, e in più anche la noia che possono avere degli effetti drammatici sulla psiche degli individui, tra cui anche il suicidio. Quindi comunque non è da trascurare la qualità di vita, diciamo, e come ci sentiamo durante la quarantena. Durante questo periodo gli studi ci dicono che c'è un maggior stress, ansia, irritabilità, insonnia, quindi difficoltà di concentrazione rispetto ai soggetti non sottoposti a questa misura. Quindi chi non era stato sottoposto alla quarantena, diciamo, aveva degli effetti dal punto di vista psicologico minori. Poi c'è comunque l'aspetto depressivo, possibile disturbo post-traumatico da stress e disturbi emotivi ed esaurimento emotivo.
Ecco, ma quali sono i possibili effetti una volta terminata la quarantena, anche un pochino a lungo termine? Hanno visto, diciamo, gli studiosi che a livello, diciamo, di effetti rispetto alla quarantena c'era una riduzione di alcuni sintomi, però c'era comunque una permanenza. Infatti, durante la quarantena il 7% dei soggetti riferiva ansia e il 17% rabbia. A distanza di 4-6 mesi dalla fine della quarantena, queste percentuali erano diminuite, ma presenti, quindi ansia al 3% e rabbia al 6%. E poi gli studi riguardanti la SARS, in particolare negli operatori sanitari a distanza di 3 anni dall'epidemia, è stato visto come purtroppo c'era un maggior abuso di alcol e sintomi di dipendenza. Inoltre ci sono effetti anche a lungo termine, dalla fine del periodo della quarantena. Ad esempio, anche quando non è più necessario, si evitano luoghi chiusi e affollati o persone con tosse, si adottano comportamenti di controllo come attento lavaggio delle mani e continuo e difficoltà proprio a tornare alla normalità per molto tempo dopo la fine del periodo della quarantena. Quindi c'è comunque una difficoltà a riadattarsi alla propria quotidianità. Quali sono i fattori individuali che possono proteggere, diciamo, le persone o invece quelli invece collegati a un peggiore impatto psicologico durante la quarantena? Allora, sicuramente i fattori che sono maggiormente associati a un impatto psicologico più negativo è la giovane età, cioè risulta dalla letteratura che la fascia d'età tra i 16 e i 24 anni è quella che risulta un pochino più colpita. Anche la minore scolarizzazione induce a maggiori problematiche psicologiche, sembra essere il genere femminile più a rischio. Avere un solo figlio, infatti gli studi ci dicono che ad esempio chi ha 3 figli, anche 2 figli, il fatto dell'aspetto sociale più preservato all'interno della comunità familiare è un punto di forza per passare una quarantena con meno problematiche psicologiche. Avere anche una precedente malattia psichiatrica, quindi già persone sofferenti di disturbi, di psicopatologie possono in questo frangente essere molto più angosciati e avere degli effetti sia a breve che a lungo termine maggiori. E un altro aspetto è lavorare in ambito sanitario, quindi tutte le persone che lavorano in ambito sanitario, non necessariamente solo nelle, diciamo, terapie intensive, in quelle strutture o in pronto intervento in tutte quelle strutture che sono associate al Covid-19, ma in realtà in tutti quelli che sono, diciamo, gli operatori sanitari, le figure degli psicologi, degli operatori sanitari, delle OSS, degli infermieri, medici, tutti quelli e anche gli amministrativi, tutte le persone che sono all'interno dell'ospedale possono avere un'influenza di tipo negativo. Ecco, i fattori invece del contesto che sembrano incidere su un peggiore impatto psicologico sono la durata della quarantena, cioè maggiore la durata della quarantena, peggiore l'impatto psicologico. La paura di essere contagiati o di contagiare aumenta notevolmente, c'è appunto la noia, una frustrazione maggiore per la perdita della routine e l'isolamento sociale e purtroppo anche la mancanza di beni di prima necessità, in quanto questo tipo di evento, questa pandemia, può ovviamente molto influenzare quello che è il benessere anche economico delle famiglie. E le poche inadeguate formazioni. Qualche volta le informazioni sono più che poche, ultimamente sono tante, però bisogna darle anche in modo corretto, in modo giusto, anche proporzionato in base all'età, ad esempio ai bambini, in base agli adulti, in base anche alle diverse categorie. Ecco, dopo le quarantene vi annunciavo prima che le maggiori difficoltà sono quelle economiche e adesso anche la stigmatizzazione di cui parliamo, questi fattori sono quelli che incidono di più su possibili disturbi psicologici anche a lungo termine, cioè una volta terminata una quarantena e anche una volta terminata la fase 2. Cos'è la stigma sociale? È il fatto di associare negativamente una persona, un gruppo di persone che hanno indeterminate caratteristiche in comune e una specifica malattia. Per cui le persone vengono, ad esempio in una situazione come questa di epidemia, vengono etichettate, stereotipate, discriminate, allontanate e quindi sono soggette a una perdita di uno status a causa di un legame percepito con una malattia.
E questa esperienza può avere un effetto negativo sia sulle persone colpite dalla malattia, sia sui loro caregiver, sulla famiglia, sugli amici e sulla loro comunità. Quindi questa epidemia di Covid, ad esempio, ha provocato una stigma sociale e comportamenti discriminatori anche nei confronti di persone appartenenti, ad esempio, a determinate etnie, ad esempio, persone provenienti dalla Cina e anche in generale da chiunque si ritenga essere stato in contatto con il virus. Quali possono essere quindi gli interventi? Abbiamo visto appunto quali sono le problematiche sia durante la quarantena che a lungo termine e soprattutto nella fase 2 che stiamo vivendo, ma allora quali possono essere gli interventi che si mettono in atto a livello psicologico per riuscire comunque a superare, ecco, questo momento critico? Allora, l'intervento innanzitutto deve essere dinamico, tempestivo e deve coinvolgere diverse figure professionali, nel senso che in questo modo bisogna fare un lavoro di equipe tra psichiatri, psicologi, assistenti sociali e familiari. Il contenuto degli interventi è quello di modificarli a seconda della popolazione in oggetto, nel senso che l'intervento effettuato ad esempio con la popolazione italiana può essere diverso da quello che è stato effettuato in Cina, perché l'aspetto della cultura di appartenenza fa la differenza. Di solito le terapie utilizzate quella cognitiva per ridurre l'errore, il bias cognitivo che porta a sopravvalutare il rischio di contrarre il virus o di morire di Covid. Ecco, probabilmente siamo anche tanto tempestati a livello televisivo, dei telegiornali, a livello di informazioni, che le persone sono così iperstimolate da avere molta paura e da anche perdere ancora di più il controllo sulla propria vita e paura di contrarre questo virus in modo spropositato rispetto alla realtà. La terapia comportamentale invece si concentra su esercizi di rilassamento per contrastare l'ansia. Infatti la velocità e la profondità delle inspirazioni sono in grado di influenzare le nostre emozioni, l'attenzione, l'eccitazione e lo stress. Quindi, trattandosi di un'attività automatica o semiautomatica, l'aspetto della respirazione, se interveniamo in qualche modo, in modo volontario, per disciplinarla, governarla e migliorarla, ci sentiamo un pochino di essere più padroni delle nostre azioni e quindi anche più pronti, insomma, in questo momento in cui si perde qualsiasi controllo. E questo che vi dicevo prima, ovviamente gli interventi devono adattarsi alla popolazione di riferimento e diciamo che quelle che sono le linee guida per il supporto psicosociale per la salute mentale raccomandano l'integrazione di più livelli di intervento che vanno dall'inclusione di considerazioni nei servizi sociali di base a fornire servizi specializzati per le persone con condizioni più grave. E quindi l'intervento è a seconda delle fasi dell'epidemia, quindi ci sono degli interventi di tipi diversi a seconda del momento anche in cui avvengono. Ad esempio adesso quando passerà la fase un pochino anche 2 e le terapie intensive saranno più, diciamo, un servizio più regolare, potrebbe essere che proprio in quegli operatori sanitari avremo maggiori problematiche di, appunto, disturbi da trauma e disturbo post-traumatico da stress, cose che invece per ora magari sono più controllati perché le persone sono ancora molto coinvolte a livello lavorativo. Ecco, quindi ci sono sia a seconda della fase dell'epidemia, sia a seconda della gravità dell'impatto psicologico, si possono applicare dei tipi di interventi diversi che vanno da una base, diciamo, di questa piramide, che sono quelle considerazioni di ordine sociale nei servizi di base e di sicurezza, quindi per essere in qualche modo su misura della dignità degli individui, poi rinforzare il supporto alle comunità e alle famiglie. Quindi attivare tutte le possibilità di network sociali, spazi per bambini, supporto alle famiglie, misure di sostegno comunitario tradizionale e poi supporti sempre di più specialistici mentre si sale nel livello della piramide. Quindi intanto un supporto magari anche solo dai medicini di medicina generale sul tema della salute mentale, quindi anche il fatto che molte persone possano riferirsi a questi medici per problematiche di tipo psicologico, è importante in qualche modo già avere un supporto emotivo e comportamentale di base da parte degli operatori, dei medici di medicina generale o degli operatori sociali. E poi servizi sempre più specializzati,
per la salute mentale invece con specialisti come personale infermieristico specializzato, psicologi, psichiatri, perché in questo caso richiedono, diciamo, un tipo di servizio e un tipo di proprio terapia più mirata e più specializzata. Ecco, volevo proporvi solamente due possibili interventi, uno diciamo per persone adulte, un intervento diciamo di respirazione, poi vedremo un intervento per i bambini. Allora, un intervento di respirazione per adulti viene anche chiamato di stabilizzazione, abbiamo detto prima come la respirazione, inspirazione ed espirazione possa essere molto importante controllare questa modalità per allentare lo stress. Questo esercizio è un doppio tempo di espirazione, cioè si chiede alla persona di ispirare contando fino ad uno ed espirare contando fino a due, quindi il doppio. E man mano si aumentano i tempi, si allungano i tempi fino a quando la persona è in grado di seguire. Ad esempio, si può inspirare contando fino a due ed espirare contando fino a quattro, oppure inspirare contando fino a tre ed espirare contando fino a sei. Al termine di questo esercizio si installa la sensazione gradevole chiedendo di focalizzarsi, diciamo, sulla parte del corpo dove si sente maggiormente il beneficio dell'esercizio, cioè qual è la parte del corpo dove sentiamo maggiormente che c'è stato un sollievo, dove sentiamo che il nostro corpo in qualche modo ci sta parlando, la sensazione che proviamo, quali sono le emozioni che sentiamo. E si procede comunque con queste stimolazioni brevemente per anche 8-10 settimane. Si può chiedere anche di scegliere una parola chiave che descriva questa sensazione e associare la parola chiave alla sensazione gradevole. Queste sono tutte tecniche anche per mettere insieme le emozioni e l'aspetto anche un pochino più cognitivo. E aiuta un pochino ad avere consapevolezza anche emotiva e cognitiva del proprio corpo. Un altro esempio di intervento per i bambini è quello del radicamento, invece della sensazione di essere con i piedi per terra, che favorisce una maggiore presenza e calma. Allora si chiede al bambino di fare l'albero, si appoggiano bene i piedi sulla terra, si sente che tutto il piede è appoggiato sul pavimento, se ovviamente uno ha un giardino sarebbe meglio farlo in un ambiente di questo tipo, ma anche sul pavimento di casa se non avete possibilità di uscire ovviamente o non c'è spazio di giardino vicino a voi. Provate a immaginare che al posto del pavimento appunto ci sia della terra, penso a quanto nutrimento dalle piante, agli alberi, ai fiori. E provate a immaginare di essere una quercia. Ecco, ad esempio, si può far vedere un'immagine come ho preso io di una quercia. Provate ad assumere la postura della quercia, quindi mostrare al bambino quale potrebbe essere questa postura. La postura della quercia è che mentre cresce piano piano le sue radici entrano in profondità nella terra che le nutre, quindi il contatto, diciamo, del bambino con i piedi alla terra dà sicurezza, dà calma e provate a immaginare di far crescere le radici per sentirsi connessi alla terra, per trovare l'equilibrio. Sentite la forza che viene dalla terra che nutre proprio come fanno gli alberi. Ecco, questo è un esercizio molto semplice, può essere fatto anche con bambini di età molto diversa e come questo. Ce ne sono molti altri, ma proprio per cercare di ristabilire il contatto con se stessi e anche per comunque avere meno stress, avere appunto fermarsi un attimo nell'aspetto anche della iperattività di cui parlavamo prima dei bambini. Ecco, volevo terminare con una breve frase, non vi ho parlato del contesto in cui io opero, che è quello dell'oncologia pediatrica. Ma operando anche adesso e tuttora con questi bambini, mi ha colpito una frase positiva quasi di questo evento del coronavirus per questi bambini, che è la seguente di questa ragazzina. Il coronavirus mi fa sentire come gli altri. Io è da anni che porto la mascherina, sto isolata e faccio la didattica online. Ora sento che gli altri possono capire come mi sento e cosa provo. Ecco, questa frase di questa ragazzina fa riflettere sul fatto che comunque ci sono dei bambini, delle persone che per le loro difficoltà di salute sono costrette, diciamo, sempre in questa situazione che stiamo vivendo noi adesso, di isolamento, sociale, di privazione di libertà. Ecco, per cui mi ha fatto riflettere questo, per cui questa ragazzina si sente che è capita adesso di più da quelli che sono i suoi coetanei, dai suoi amici. Ecco, con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.